In collegamento con Rino De Feo, chef matto di Castellammare di Stabia, ci apre le porte direttamente della sua cucina. Grazie Rino, grazie per questo onore che concedi a Metropolis Quotidiano. Benvenuto. Grazie, buonasera e un saluto a tutti. Rino, io so che oggi ci hai preparato due ricette straordinarie. Tantissimi ovviamente sono i dolci che si preparano in questi giorni, da quelli tipici a quelli più creativi. Però ovviamente tu, per i lettori e i telespettatori di Metropolis, hai voluto preparare qualcosa di speciale. Cosa? Esatto. Siccome ovviamente già abbiamo tutti preparato la nostra pastiera, i nostri dolci tipici della Pasqua che è prossima a venire, io ho voluto fare qualcosa di diverso, soprattutto qualcosa che ci faccia anche un po' recuperare delle cose che solitamente ci possono poi avanzare, perché in questi giorni, anche in questo momento, soprattutto così particolare e difficile che tutti noi stiamo vivendo, sicuramente ci sarà, per esempio, avanzato un po' di ricotta, di latte, di burro, e quindi ho preparato delle brioche, un impasto brioche molto semplice e molto soffice, che poi andrò a riempire con una crema di ricotta. Quindi la ricotta che da piccoli magari le nostre mamme, le nostre nonne ci facevano semplicemente con un po' di zucchero e limone, io ho fatto questa crema molto setacciata, molto morbida, che vado a riempire con la brioche. Quindi magari una ricetta semplice, ingredienti esatto, semplici che ci troviamo ovviamente nella nostra credenza in cucina. E esatto, ovviamente il risultato sarà straordinario, quindi lanciamo ovviamente un appello ai nostri telespettatori, maschi o femmina, che in cucina tutti possono cimentarsi in questa ricetta. Esatto, io vi spiego un attimo molto semplicemente la ricetta, che abbiamo 250 grammi di farina, una comunissima farina 00, va bene, capisco in questi giorni che ognuno tenta e cerca di fare il meglio e il massimo, però siccome vi prego è importantissimo restare a casa, non è obbligatorio cercare di raggiungere le vette più alte, l'importante è che facciamo qualche cosa di buono. Quindi una comunissima farina 00, poi abbiamo 120 grammi di latte, poi abbiamo 40 grammi di burro, un uovo e 50 grammi di zucchero, che in questo caso io ho aromatizzato con della cannella che mi era avanzata per il ripieno della pastiera. Quindi cosa ho fatto? Un po' di cannella l'ho mantecata con lo zucchero semolato e quindi avrò uno zucchero profumato nell'impasto. Vado a preparare dopo il mio impasto, lo farò lievitare un'ora e mezza e poi andremo a formare delle palline da 70-80 grammi. Ovviamente avremo un impasto molto morbido, molto omogeneo. Fatte queste palline, le lasciamo lievitare un'altra ora e mezza, due ore, e poi le inforniamo per 10-15 minuti a 180 gradi. E il risultato finale sarà questa morbidissima brioche. Straordinaria, solo a vederla! Che poi, eccola qui. Io non ho fatto altro che prendere la ricotta che veramente mi era avanzata dalle pastiere che ovviamente anche io in questi giorni ho inondato non solo il web ma anche le case, soprattutto dei miei vicini, perché non potendoci allontanare, soprattutto non potendo uscire, ho preferito fare tanto ma soprattutto per accontentare i miei vicini, e quindi ho setacciato molto bene liscia la ricotta, ho aggiunto zucchero, un po' di vaniglia e un po' di limone per renderla ancora più lucida. In questo caso io la vado a mettere nel mio sac à poche. Ok. Dopodiché prendo la mia brioche e la si riempie. La vado a riempire un altro po' di zucchero a velo. Poi magari, ovviamente, stando in casa, non è per forza obbligatorio utilizzare la ricotta, la possiamo utilizzare della marmellata, possiamo utilizzare della cioccolata, una crema pasticcera. Diciamo che l'importante può essere la ricetta base, poi la fantasia di ognuno, soprattutto, cosa importante, lo dico da chef, il recupero delle cose che ci sono in casa.
recuperiamo quello che abbiamo, in casa noi sicuramente abbiamo cose che sono ottime e che sono buone, non c'è per forza bisogno domani di uscire per comprare la ricotta o per comprare qualcosa, utilizziamo quello che abbiamo, soprattutto la fantasia che sicuramente non manca a nessuno. E la fantasia, sì, bellissimo. Guarda, la prendo e la mangio subito. Grazie. E questo sarà il nostro risultato finale della nostra brioche con crema di ricotta. Rino, volevo farti una domanda. Tu hai parlato di ingredienti semplici, quindi hai citato la ricotta, zucchero, farina, sì. Ma che è un po' il leitmotiv anche del tuo stile creativo in cucina, ovvero tu prendi quelle che sono le eccellenze e gli elementi base appunto della cucina napoletana. Non per questo ti chiamano lo chef matto, che riporta nell'Asia in generale, Cina, Giappone, stai portando le ricette napoletane. Perché questa scelta proprio dei prodotti napoletani, dell'eccellenza napoletana? Ovviamente straordinaria, possiamo dirla che è una delle cucine migliori al mondo. Tu lo puoi dire? No, sì, senz'altro, soprattutto perché quando nasce la mia esperienza all'estero in Indonesia, all'incirca 14-15 anni fa, sentii subito l'esigenza di far conoscere quello che era il mio territorio. Un po' perché ovviamente sono cresciuto in una famiglia abituata e legata alle tradizioni, e questo comunque mi è stato molto lasciato dalla mia mamma, dalla mia nonna, tramandato, no? Soprattutto alle vecchie antiche ricette. Viaggiando molto e partendo soprattutto poi dall'Indonesia, mi rendevo conto che più proponevo dei piatti tipici, che poi ovviamente io rivisitavo con la creatività, con la fantasia, e più la gente rispondeva in modo positivo. E questa cosa poi man mano è cresciuta nei viaggi, è cresciuta. Poi sai cosa? Una ricetta tipica della nostra terra, immagina un viaggio. In ogni viaggio questa ricetta si arricchisce di qualcosa, quindi diventa sempre più forte, diventa sempre più imponente, come dico io. E poi ovviamente la Cina, che mi ha dato l'esploit, che mi ha dato, diciamo, la massima possibilità, e è stata soprattutto la vetrina più importante per me e anche, voglio dire, per la napoletanità, la stabilità, come dico io. Una vetrina importante, così tanto da averti poi regalato una bellissima, ovviamente un bellissimo marchio tra virgolette, ovvero quello di essere ambasciatore della cultura europea in Asia. Sì, perché proprio perché non ho mai lasciato e non ho mai tralasciato quello che è stato il mio motivo dal primo giorno. Cioè io ho insistito a far conoscere quella che era il prodotto, dalla pasta di Gragnano, dal pienolo, cioè tutto quello che era il prodotto legato al mio territorio. Cioè io nei miei menù di locali che magari seguo si parla di Castellammare, c'è cioè la caponata Stabiese per esempio, magari anche sempre in chiave rivisitata, però tutto questo per far capire io chi sono e soprattutto noi chi siamo, ed è fondamentale. Così tanto che la tua storia è finita anche in due libri, due straordinarie biografie che raccontano di te. Uno è il primo libro che è uscito, che parla appunto di Rino, lo chef matto, Uomini, Viaggi e Ingredienti, e l'ultimo, Chef sarà lei, all'interno del quale c'è questo viaggio d'amore che parte appunto da Castellammare, dalla tua città natale, le cui radici sono fortissime, questo legame forte, e arriva fino in Asia. Esatto. Entrambi i libri raccontano un po' le mie storie, raccontano un po' i miei viaggi, ovviamente abbinandole a delle ricette. Il primo è soprattutto il primo viaggio, è soprattutto il racconto e la prima storia di Rino De Feo, quello un po' anche abbastanza toccante, perché poi si divide tra le emozioni, tra le gioie, ma anche tra i dolori. Chef sarà lei, che è l'ultimo libro che poi ho presentato il 3 febbraio, sempre a Castellammare ovviamente, e diciamo per la serie non ci prendiamo troppo per serio, cioè nel senso siamo seri ma divertiamoci pure in cucina e divertiamoci anche fuori dalle cucine, perché comunque come dico sempre io, alla fine noi siamo dei cuochi, non siamo degli eroi oggi
ce li abbiamo negli ospedali, gli eroi oggi ce li abbiamo sulle strade, gli eroi oggi siete anche voi che fate giornalismo e che tutti i giorni in questo periodo state uscendo, quindi state sicuramente avete più difficoltà di noi. Io dico sempre, noi abbiamo la fortuna, come tanti, di fare quello che ci piace, ma di sicuro restiamo dei cuochi. Rino, qual è il tuo rapporto con i clienti? Nel senso che preparare un piatto, una pietanza e poi portarlo ovviamente a tavola, servirlo al cliente, porta anche un carico di emozioni, di sensazioni. Il mio rapporto con il cliente è un po' un rapporto da psicologo, perché ormai più ti affezioni, il cliente si affeziona a te, e più entri nella sua testa, più scopri i suoi momenti, le sue emozioni, perché poi ovviamente il cliente molto spesso cambia il piatto anche in base al momento, in base alle sue, anche proprio alle sue emozioni. E questo poi ti lega molto. Io oggi, dopo tanti anni, ho ancora clienti e poi diventati amici che non mi abbandonano, che a volte anche in Cina, e soprattutto in Cina, si spostano di 2 o 3 ore semplicemente per venire a mangiare da me. E non è soltanto la cena o il pranzo, ma è il momento dell'incontro, è il momento del ritrovo. E questo per me, credimi, è uno dei premi più belli che ci può esistere. Bellissimo quello che dici, però intanto vedo che sulla tua tavola ci sono altri ingredienti, questo vuol dire che c'è una seconda ricetta che ci vuoi regalare? No, gli ingredienti sono sempre quelli di prima, ovviamente con questi ingredienti basici noi li possiamo sempre far girare, perché come dicevo prima, siccome noi possiamo recuperare tutto quello che ci è rimasto anche da questi giorni pasquali, con la stessa ricotta che per esempio ci è rimasta, possiamo preparare dei soufflé, possiamo preparare dei muffin, la possiamo semplicemente impastare con le uova, un po' di farina e un po' di lievito, e quindi facciamo dei soufflé morbidi. Perciò quello che sono partito dall'inizio, la cosa più importante che noi dobbiamo fare in questi giorni è in primis restare a casa belli tranquilli, cercare di non uscire tranne se non è veramente per un'esigenza e una necessità, e soprattutto far spaziare la creatività. Oggi come me ci sono tanti colleghi e ci sono tante persone che stanno regalando ricette, che fanno dei tutorial sui social, quindi dico, approfittiamone di questo momento di condivisione generale e restiamo a casa, rispettiamo le regole e facciamo in modo che domani ognuno di noi stia meglio. Rino, ti rubo un ultimo segreto a proposito di ricette pasquali, perché ho sbirciato un po' anche sul tuo profilo qualche recensione e ho letto che tu hai fatto una variante della pastiera napoletana mettendoci un ingrediente particolare, ovvero la mela annurca, che rappresenta un'altra eccellenza del territorio vesuviano. Come ti è venuta questa idea? Mi è venuta perché io da sempre mangiavo la mela annurca, da piccolo. Da sempre ero proprio appassionato di questo frutto. L'anno scorso, prima che partissi per la Cina, mi venne in mente di utilizzarlo, come di farlo diventare candito. Ovviamente lo faccio diventare candito, l'ispirazione mi porta subito a realizzare una pastiera. Siccome, apro una piccola parentesi, in Cina uno dei dolci più venduti, se non il più venduto nei locali, resta ancora oggi la pastiera napoletana, piace molto ai cinesi, mi venne in mente di abbinarlo subito. E quindi faccio nascere la pastiera annurca, che ha avuto la sua esplosione proprio a dicembre, che devo dire la verità, l'abbiamo presentata, è stata venduta e anche molto apprezzata, e non è altro che una base della classica pastiera napoletana, che ovviamente aggiungo la mela annurca candita, e faccio poi anche una composta di mela annurca. Quindi diciamo che la mela ha due varianti, candita e composta quasi in purea e marmellata. E viene poi addizionata alla ricotta e alla crema di grano. E quindi viene una cosa che è veramente buonissima, e che poi magari quando finisce tutto verrò con piacere in redazione e la mangiamo tutti quanti assieme. Grazie mille, Rino. Allora,
Noi concludiamo questo collegamento con te. Innanzitutto ti ringraziamo davvero perché ci hai permesso di entrare in uno dei luoghi più segreti e privati ed intimi dello chef, ovvero la propria cucina. Quindi sappiamo anche questo rapporto un po' di gelosia che esiste tra lo chef e la propria cucina, e tu ci hai permesso veramente di entrare nella cucina e ti ringraziamo tantissimo. Però vorrei che tu lanciassi un messaggio ai nostri telespettatori, ai nostri lettori, ovviamente sulla Pasqua, ma anche visto ovviamente che ci saranno c'è stata la proroga, quindi bisogna restare in casa ancora per un po'. Dove ti possono trovare, dove ti possono contattare, in modo che magari puoi dare qualche dritta anche a loro direttamente di qualche ricetta nell'aprire ovviamente il frigorifero e magari trovare degli ingredienti da mescolare. Allora, io sono presente su Instagram, Facebook, il mio profilo personale, c'è la pagina ufficiale di Chef Rino De Feo, mi possono contattare come del resto fanno già tantissime persone e tantissimi amici. Non ho fatto tantissimi video e tutorial perché in questo momento ce n'è già, fortunatamente tanti colleghi lo fanno, però io sono disponibilissimo sempre per qualsiasi consiglio, sto a vostra disposizione, qualsiasi cosa può essere nelle mie possibilità per farvi stare meglio. Vi faccio i miei veramente tantissimi auguri di buona Pasqua di cuore. Lo so che non è una Pasqua come magari ognuno di noi desiderava. Sicuramente verranno giorni migliori e verranno dei periodi più belli per tutti, ma questo dipende soprattutto da noi, dipende dal nostro senso civico e dipende soprattutto dal nostro rispetto che abbiamo per la vita. Restiamo a casa e per il bene di tutti, e poi sicuramente festeggeremo con la cosa più bella che può essere un abbraccio dal vivo. Ci uniamo ovviamente al tuo appello, Rino, e ti ringraziamo davvero tanto per questo collegamento, e auguriamo anche a te e alla tua famiglia una buona Pasqua. Ciao, Rino. Io vi saluto, a presto e auguri.